silenzio è scoppiato anche nel Golfo di Policastro. La festività dell'Immacolata ha dato il tradizionale via all'accensione di luminari, ai mercatini e alle iniziative che celebrano il Natale e raccolgono le comunità. A Sapri la villa comunale si è abbellita domenica pomeriggio di tante sculture luminose che tra mare e terra, una medusa e un fungo, una balena e un fiore hanno attirato tanti bambini per gli immancabili selfie. Una versione ridotta dell'ambiente magico della villa di Salerno che ha destato allegria e aria di festa, portando grandi e piccini a riscoprire una piacevole passeggiata in un giardino incantato. Non è mancata la visita al presepe allestito presso il giardino della Casa del Buon Pastore e in attesa che il prossimo dicembre si illuminino anche l'area della stazione e Piazza Regina Elena e si inauguri l'albero in Piazza San Giovanni, a creare l'atmosfera ci ha pensato anche il Borgo della Marinella, cuore del centro storico di Sapri, dove le casette caratteristiche e gli angoli più vecchi della città si sono trasformati in scorci incantevoli. Qui ci si può imbattere in una delicata natività, come in un simpatico Babbo Natale, il tutto animato da luci e colori. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Ascario è stato il sindaco Ferdinando Palazzo ad accendere tra la gioia dei presenti l'albero luminoso allestito in Piazza Immacolata dalla Proloco. Tutto intorno i mercatini natalizi che hanno riscaldato l'atmosfera con le loro variegate proposte e la premiazione del concorso di pittura estemporanea Se un giorno dipingessi Scario, che ha visto incoronato l'artista Rocco Regina. Sul lungomare è arrivato anche Babbo Natale per raccogliere le letterine dei bimbi ed è subito stata l'occasione per l'immancabile foto di gruppo. Ad allietare i cuori con le canzoni natalizie ci ha pensato il coro degli alunni delle scuole elementari e medie di Scario. Poi degustazione della scauratella e musica in piazza con i contraccolpo. Questo però è stato solo l'inizio. Nel comune di San Giovanni a Piro sono previsti diversi appuntamenti. Il prossimo 14 dicembre alle 20.30 presso l'ex scuola elementare del capoluogo sarà di scena Voci sotto l'albero, concerto di Natale della scuola di canto Voci del Golfo, seguito da un buffet di dolci natalizi. A Sapri invece i prossimi appuntamenti partiranno giovedì 12 dicembre alle 20.30 dalla pizzeria La Nuova Fregata con la tombolata La Befana ti porta in vacanza, che assegnerà un super premio finale. Proseguiranno il 13 dicembre con l'iniziativa dell'associazione Skidros e il DJ set di Marco Rei al Mercato Coperto, e il 14 dicembre alle 18 presso la Casa del Buon Pastore, dove verrà inaugurata Natale in mostra e ospiti della serata saranno le farfalle luminose. Tutto il mondo!